Guarda, zietto, tu te ne stai così senza badare a ciò che fanno gli altri attorno a te. Bene, vengo io. E là, proprio su quel tavolinetto, ti colloco imperturbabile. Anzi no, con la faccia di quel signore lì, patibolare. Che so, poniamo un paio di scarpe della cuoca. Come c'entrano le scarpe della cuoca? Ecco, vedi, te ne meravigli. Ti sembra una stramberia e me ne domandi subito il perché. Carina, hai ingegno tu, ma parli con me, sai? Tu vieni a posarmi lì sul tavolino le scarpe della cuoca appunto per stuzzicare la mia curiosità. E certo, poiché l'hai fatto apposta, non puoi rimproverarmi se ti domando: ma perché, cara, le scarpe della cuoca lì sopra? Dovresti ora dimostrarmi che questo signor Ponza, villano e mascalzone, come lo chiama tuo padre, si è venuto ad allogarci ugualmente apposta, qua accanto la suocera. Ah, signora mia, noi veniamo qua come alla fonte, siamo due povere assetate di notizie. E notizie di che, signore mie? Ma di questo nuovo benedetto segretario della prefettura, non si parla d'altro in paese. Una curiosità l'abbiamo tutte, una curiosità che mai più. Ma ne sappiamo quanto gli altri noi. Creda, signora! Te l'ho detto, quanto me e forse meno di me. La ragione, per esempio, per cui questa povera madre non può andare a vedere la figliuola, la sanno loro o pare veramente? Vi avverto che sarà qui a momenti la signora Frolla. Ah, verrà, verrà qui! Ma per forza! Potevo tollerare che fosse fatto uno sgarbo così patente alla mia casa? Alle mie donne? Ma sì, dicevamo appunto questo. E sarebbe stato bene cogliere quest'occasione. Per far notare al prefetto tutto ciò che si dice in paese sul riguardo di questo signore? Non dubiti, l'ho fatto. Ah, bene, bene. Cose inesplicabili, veramente inconcepibili. Selvagge, addirittura. Caro, ma sai che le tiene chiuse a chiave tutte e due? No, mamma, per la suocera ancora non si sa. Ma la moglie è certa. E la signora crede ancora che sia la sua figliuola? È stata la sua fortuna, se così può dirsi. Mi vide passare per via con questa mia seconda moglie dalla finestra della stanza dove la tenevano custodita. Credette di rivedere in lei, viva, la sua figliuola. Si mise a ridere, a tremare tutta. Si sollevò ad un tratto dalla tetra disperazione in cui era caduta per ritrovarsi in quest'altra follia. Dapprima esultante e beata, poi a mano più calma, ma angustiata così, in una rassegnazione a cui si è piegata da sé. È una disgrazia, signor consigliere, che con tanti stenti, attraverso tanti dolori si è potuta superare, ma così, a patto di vivere come viviamo. Capisco, sì, che possa dar nell'occhio alla gente, provocare scandalo, sospetti. Ma d'altra parte, se lui è un ottimo impiegato, zelante, scrupoloso, lei lo avrà già sperimentato, certo. Come si è saputo? Sono venute fuori prove, vero? Atti? Per mezzo della questura, lo dicevamo, non era possibile che non si venisse a scoprire per mezzo dell'autorità prefettizia. L'atto del secondo matrimonio. Del secondo? Come? Come? Del secondo matrimonio? Ah, ma allora avrebbe ragione lui! I dati di fatto, signora mia! L'atto del secondo matrimonio, a quanto pare, parla chiaro! Ma allora, la pazza è lei! Lei qua! Qua di nuovo! Che è venuta a fare? Ero venuta... Abbi pazienza! È venuta qua a dire ancora... Che ha detto? Che ha detto a codeste signore? Niente, ti giuro, niente! Niente? Come niente? L'ho sentito io! L'ha sentito con me questo signore! Lei ha detto suona. Chi suona? Lina suona? Lei lo sa bene che è morta da 4 anni la sua figliuola! Vediamo! Vediamo!
Ma lei, signor Laudisi? Lasci leggere, per carità, lasci leggere. Un momento di pazienza, signori, fate largo, fate largo. Ecco, leggo, leggo. Ma io ho già letto. Ah sì? Ah, sì? È certo, inconfutabile. Per testimonianza di un compaesano del signor Ponza, che la signora Frola è stata in una casa di salute. Oh! E del resto qua ci sono altri che credono come il prefetto. Io per esempio. Sì signori, perché sono un caso simile io. Una madre impazzita per la morte della figliuola, la quale crede che il genero non voglia fargliela vedere. Tale quale. E c'è in più che il genero è rimasto vedovo e non ha più nessuna casa con sé, mentre qua questo signor Ponza ha una in casa con sé. Scusami se ti ho pregato d'entrare prima da me. Venga, venga, venga avanti, Centuri. Ti avevo promesso che l'avrei sentita qua da te, la signora Frola, come tu desideravi, ma il genero stesso è venuto a pregarmi, a implorare la grazia per far cessare tutte queste chiacchiere, che mi recassi in casa di lei. Scusate, mi pare che lo avrebbe fatto se non fosse più che sicuro che avrei avuto da questa visita la prova di quanto egli afferma. Certo, perché davanti a lui, quella poveretta, avrebbe detto quel che vuol lui. E questa è la prova che la pazza non è lei. Io sono, sì, la figlia della signora Frola. Ah! E la seconda moglie del signor Ponza. Oh, e come? Sì, e per me nessuna, nessuna. Ah no, per sé lei, signora, sarà l'una o l'altra. No signori, per me io sono colei che mi si crede. Ed ecco, signori, come parla la verità. Siete contenti?